Cari amici telespettatori e benvenuti all'asta numero 25 di Arte Moderna e Contemporanea. Siamo alla prima puntata dedicata alle opere che andranno appunto vendute all'asta che si terrà il 5 ottobre. A partire dalle ore 10 presso la nostra galleria in via Repubblica Argentina 112 si svolgerà l'asta di circa 110 lotti in cui appunto voi potrete acquistare le opere che vedete oggi presentate e poi questa trasmissione an, scusate la settimana prossima sempre di martedì sera e di domenica mattina ci saranno appunto un altro palinsesto, quindi altra trasmissione. Questa puntata è dedicata, diciamo, la prima parte, la prima ora a opere di vario genere, partendo da Xiao Qin, che è un artista cinese che sta avendo grossi diciamo, interessamenti da, da tutto il mondo, soprattutto dalla, sua, dalla Cina, ma anche gallerie londinesi, francesi, tedesche stanno acquistando opere di Xiao Qin, si sta facendo una grossissima operazione una grafica bellissima di Fontana, edita dalla Marlboro di Roma, un'opera di Mambor, un dittico, poi abbiamo del pezzo, Bertin, Valentino 2, Valentino Vago, uno più bello dell'altro, Gilardia, insomma, vi invito a stare con noi. Invece nella seconda ora, mh, puntata diciamo molto molto interessante perché, ehm, come dicevo prima, nel secondo palinsesto, nella seconda ora troverete opere mh, bellissime del gruppo N, gruppo, gruppo N. Di un'opera bellissima di Franco Grignani, poi avremo dei simeti, eccetera, eccetera. Quindi se siete interessati ai nomi che vi ho fatto, vi invito a restare con noi. E una piccola premessa per chi non ci conoscesse, eh, e non, non è una classica televendita quella che vi sto eh, presentando, ma è una presentazione di un catalogo di un'asta. L'asta è la numero 25 di Arte Moderna e Contemporanea dello Studio d'Arte Martini di Brescia. Ehm, quindi i quadri che vi presento oggi e la settimana prossima potranno essere acquistati solo ed esclusivamente all'asta del 5 di ottobre. Per partecipare all'asta è molto semplice, veramente molto semplice. Voi ci sono tre modi. Il primo, il più classico, vi presentate qui la mattina dell'asta. Vi scrivete e per alzata di mano potete rilanciare, quindi aggiudicarvi l'opera e tornare subito a casa con l'opera. Il secondo modo è quello più comodo, più classico, eh, più comodo scusate, più eh, semplice. Cioè voi da casa, la mattina dell'asta, accendete la televisione, ci seguite e chiedete precedentemente di essere chiamati per determinati lotti che vi possono interessare. Oppure sarete voi che potete chiamare durante la diretta e partecipare all'asta. L'invito che io vi do personalmente per esperienza è quello di farvi chiamare. Se siete minimamente interessati all'acquisto di un'opera, fatevi chiamare senza impegno, non è obbligatorio l'acquisto. Voi potete farvi chiamare, restare in linea seguire la diretta dell'asta e, e, e poi lì al momento decidere se rilanciare o no. E un incaricato della nostra galleria eh, vi diciamo, sostituirà vi, eh, fisicamente presso il, la sala dell'asta. Perché vi dico di farvi chiamare? Perché spesso eh, ci sono un po' di problematiche, ovvero ora che voi vedete il quadro che vi interessa, ragionate, pensate al prezzo, fate il numero di telefono, chiamate, parlate con l'operatore, si, si perde tempo e quindi c'è il rischio che in qualche modo eh, il lotto possa, essere, diciamo, possa scappare. Invece, se voi vi fate chiamare, i nostri operatori vi chiameranno prima che il l'otto venga presentato e quindi in linea, sarete in linea, avrete un contatto diretto da parte nostra verso il quadro che vi può interessare. Il terzo modo è quello ancora più semplice oppure cioè ovvero quello di seguirci online. Sul nostro sito abbiamo attuato da due aste a questa parte una piattaforma web per cui voi in tempo reale vedrete passare le immagini dei quadri del nostro catalogo e con un semplice clic potrete acquistare il quadro. Eh, vi ricordo che eh, tutte, eh, il prezzo che raggiungerà l'opera in asta eh, bisognerà aggiungere il 20%, il 20% sono i diritti d'asta, all'interno di questo 20% c'è tutto, IVA, SIAE eccetera eccetera, quindi voi al prezzo che raggiungerà dovete aggiungere il 20%. Vi ricordo che noi attuiamo anche il pagamento dilazionato, attenzione però per cifre sopra i 5.000 euro, diritti d'asta esclusi, noi diamo la possibilità al cliente di effettuare un pagamento rateizzato a interessi zero, attenzione, interessi zero, per un massimo di 10 mensilità. Ovviamente l'opera resterà per nostra garanzia nei nostri magazzini gratuitamente, non vi faremo pagare nessun tipo di assicurazione, ma quel costo lo teniamo in carico noi, il quadro resta da noi, al termine del pagamento vi consegneremo il quadro. Ehm, bene, direi di... Eh, ah, scusate... Mh, Volevo sottolineare un piccolo particolare, ma che è fondamentale, ovvero quello dell'iscrizione. Iscriversi all'asta è fondamentale, se voi non siete iscritti non potrete partecipare all'asta. L'iscrizione è semplice, gratuita e non comporta alcun vincolo di acquisto, semplicemente voi acquistate le credenziali per partecipare all'asta. Quindi vi invito in questi giorni, se, se ci sono delle opere che vi potrebbero interessare, magari uno di voi dice, ma io non so se partecipo perché... Voglio vedere come va, a che prezzo arriva durante l'asta va bene? Però vi consiglio iscrivetevi così il giorno dell'asta ci seguite in televisione. Quando ci seguite in televisione, vedete l'opera, chiamate, vi chiederanno: lei è già registrato? Sì, nome e cognome. Verifichiamo se era già registrato. Se siete già registrati, potete rilanciare. Se non siete registrati, come è successo nelle aste passate. La procedura di registrazione comporta certo alcuni minuti, circa 5 minuti perché compila il modulo, invialo per fax o per email. E quindi vi consiglio, perdete tempo e, e rischiate di perdere l'opera. Quindi iscrivetevi, è gratuito e non comporta alcun vincolo. Noi ancora per, speriamo per tanto tempo riusciamo anche a fare un, servizio, un altro servizio gratuito che è quello del catalogo cartaceo. Se siete intenzionati, interessati a ricevere a casa il catalogo cartaceo scriveteci un'email con l'indirizzo dove spedirlo, il nominativo, noi gratuitamente ve lo spediremo a casa. Bene, direi di iniziare con questo palinsesto dell'asta dell numero 25. Il primo opera è un'opera di Salvatore Emblema, è un senza titolo del 2000. È una pittura su tela di Utah, misura 100 cm x 80. L'opera è firmata e datata retro base d'asta 2000 euro 2000 euro per questo salvatore emblema 100x80 del 2000 passiamo all'opera che sta sotto questo lavoro di Edoardo Franceschini un lavoro molto bello, senza titolo, del 1961. Olio su tela, che misura 50 cm per 60 e la base d'asta è di soli 500 euro. Vi ripeto: 500 euro per una tela, olio su tela, 50 cm per 60 del 1961 di Edoardo Franceschini. All'opera successiva troviamo un lavoro molto bello, molto bello di Achille Perilli. L'irresistibile pianeta è il titolo. L'opera è datata 1986, è una tecnica mista su tela che misura 50 cm x 50 L'opera è firmata e datata retro ed è presente l'autentica dell'artista su fotografia ed è pure pubblicata a catalogo generale. La base d'asta è di 2500 euro. Achille Perilli è un grandissimo artista della storia, dell'astratismo italiano abbiamo avuto numerose sue opere nelle aste passate sempre tutte vendute anche con rilanci eh, interessanti questa parte da 2005 ma sono sicuro che ci sarà gara 2500 euro per questo Achille perilli dell'86. Passiamo all'opera sotto, un'opera di Enzo Cucchi, protagonista della transavanguardia, è un senza titolo del 1979, tecnica mista su carta, misura 30 cm per 40, ve la proponiamo ad una base d'asta di soli 1500 euro. Movimento internazionale Transavanguardia riconosciuto come uno degli ultimi movimenti importanti e internazionali italiani. Questa è un'opera di Enzo Cucchi che vi proponiamo a 1500 euro. Vi ricordo che tutte le opere che vi presento sono disponibili e quindi potrete potete venire a visionarle dal vivo, io ve lo consiglio sempre prima di acquistarlo. Siccome nell'asta non esiste il diritto di recesso, è importante che voi sappiate bene cosa acquistate. Certo, la televisione, il sito web, quindi le, le varie foto, eccetera, a volte sono abbastanza esaustive dal punto di vista della presa in considerazione dell'opera, però spesso la visione dal vivo è fondamentale. Perché se voi acquistate un'opera che magari ha un difetto, che magari la casa d'aste sfugge e poi una volta acquistato dite eh, ma c'era questo difetto, volendo noi non lo facciamo perché cerchiamo sempre un rapporto diretto, però molte case d'aste dicono no, acquistato, piaciuto, comprato e basta. L'asta non esiste il diritto di recente, non è una televendita, voi fate una gara all'asta quindi diciamo non eh, potete, diciamo... Eh, rescindere il contratto, rescindere l'acquisto. Quindi venite in galleria, chiedete di visionare gli utenti, chiedete di visionare i quadri, se volete informarvi potete informarvi, possiamo parlare, potrete contattare gli archivi eventualmente per chiedere una verifica, potete fare quello che volete, avete un mese di tempo prima dell'asta. Quindi fate, se siete interessati ai quadri e se secondo voi televisivamente non rendono, venite a trovarci, siamo tutti i giorni aperti. In compreso il sabato, la domenica suo appuntamento, quando volete venite e potrete vedere tutte le opere. Passiamo all'opera successiva, la prima di questa serie di opere che abbiamo anche in quest'asta, di questo grande artista internazionale che è Bernardo Bertin. Questo è un lavoro del 1974. Sono fiammiferi bruciati su cartone che misurano 65 cm x 50. L'opera è firmata e datata sul retro e dà una base d'asta di 1500 euro. Attenzione a Oberten, attenzione perché è un momento che tutti gli artisti, e lui è uno di questi, che hanno lavorato insieme al gruppo Zero, sapete che adesso al Guggenheim di New York a dicembre faranno una grandissima mostra che si chiama appunto... Eh, Zero, Countdown to Tomorrow, quindi una mostra che stravolgerà anche i prezzi e il mercato degli artisti del gruppo Zero e di conseguenza anche di coloro che hanno optato, hanno, eh, come si può dire, hanno eh, collaborato, scusate, con gli artisti di questo gruppo. E Oberten è uno di questi, attraverso il fuoco, insieme a Klein è uno dei eh, principali diciamo, utilizzatori di questo mezzo per creare opere d'arte. Questa in particolare è un'opera, vabbè, del 74, però questo cerchio, questo zero, questo senso proprio circolare, che era molto tipico delle opere di Aubertin, voi mi chiederete, ma mm, non è l'autentica? Quest'opera, adesso vi mostro, ha qualcosa che è ancora più importante dell'autentica. Quest'opera, sul retro, a parte che si vede il sapore del, degli anni del 74 appunto e poi ha una, questo come si può dire questa sequenza fotografica che rappresenta il maestro mentre proprio compie mentre produce quest'opera questa sono, è una fotografia del tempo è una stampa originale che al tempo si vede il collezionista prima di acquistarlo fece stampare e lo applicò sul retro dell'opera. Quindi, quest'opera, signori, non avrà l'autentica, ma qualcosa in più. Quindi, Bernardo Bertin, 1974, 1500 euro. Sotto troviamo un altro lavoro di Bernardo Bertin, questa volta del 2008. Quindi anno diverso, contesto diverso, ovviamente prezzo anche diverso. 500 euro, 500 un euro, lavoro del 2008, tecnica vista su carta, su tavola, 40 cm x 30, firmato e datato al centro a soli 500 euro. Più Bertana abbiamo altre opere, poi ve ne mostriamo un'altra molto importante, particolare, e poi andate sul nostro sito www.martiniarte.it, guardate tutto il catalogo, in più eh, una cosa utile da sapere è che ci siamo, siccome prima dell'asta molta gente fa già offerte, rilanci, quindi c'è già una gara prima del giorno dell'asta, abbiamo inserito un modo per cui voi potrete vedere l'ultimo prezzo raggiunto in tempo reale. Quindi se voi dite a me lo Berten interessa, però sono disposto a spendere solo 500 euro, andate sul sito, potete verificare se 500 euro sono già stati fatti o magari a volte siamo già 700, 800 euro. Quindi potete evitare diciamo, di rilanciare, quindi di iscrivervi e quindi di, di partecipare. Non vi facciamo perdere tempo. 500 euro per questo Bertin. Adesso vediamo una delle opere più belle di quest'asta, un'opera di Valentino Vago. Attenzione all'anno 1960. È un olio su tela che misura 100 cm x 70, ve lo proponiamo a 2000 euro 2000 euro per quest'opera 100x70 di valentino vago del 1960 un'opera tenuta in maniera perfetta stato in conservazione ottimale un grandissimo artista italiano che sta Continua a essere riscoperto una sua forte clientela, ma è giusto che sia così, perché è veramente un artista eccezionale. Questo è un lavoro che sul retro presenta un, un timbro di una delle gallerie più importanti, lasciatemelo dire, d'Italia, degli anni 50, 60, del secondo dopoguerra, che è quella del timbro della galleria annunciata di Milano. Sapete anche voi quanto io tenga alle provenienze. Quindi una provenienza di questo tipo fa acquisire. Sapere che quest'opera qua è sta esposta magari negli anni 60 all'annunciata di Milano. Acquisisce, fa acquisire all'opera un valore ancora più grande del valore artistico che già possiede. Vi Ripeto Timbro Galleria annunciata. Quindi Olio su tela 100x70 del 1960 di Valentino Vago a soli 2000 euro. Vi voglio mostrare subito un'altra opera di Valentino Vago che sicuramente i clienti, e gli spettatori e la gente a casa conoscerà meglio questa tipologia che è una diciamo un'opera veramente unica, un'opera un poetica. E questa, Olio su tela del 1969, misura 80 cm per cento, l'opera è firmata, datata sul retro, timbro dell'artista con archivio sul retro, timbro Galleria Morone sul retro, Etichetta Galleria Elleni di Bergamo sul retro, quindi pedigree, eh, diciamo provenienze eh, importanti, a soli 3.000 euro. Dico soli perché è un artista di un grandissimo spessore artistico. Una tela, olio su tela, di queste dimensioni, del 69, 1969, ve la proponiamo a 3.000 euro come base d'asta. Tengo a dire che che l'asta, diciamo, se voi mh, i rilanci dell'asta devono essere almeno, dico almeno, del 10% della base d'asta. Cosa vuol dire? Che se questa ba questo quadro parte da 3.000 euro e qualcuno fa 3.000 euro, io voglio rilanciare, non posso fare 3.050 euro, perché sennò non finiremo più. Abbiamo deciso di fare un rilancio minimo di tre, di, del 10%, che in questo caso sarebbero 300 euro. È logico che è minimo, perché se uno mi dice io offro subito 5000 perché voglio bloccare, diciamo, disincentivare, gli altri, le altre gente, gli, altri, gli altri collezionisti a fare dei rilanci, allora può farlo tranquillamente. Ma tornando all'opera vorrei sottolineare la qualità pittorica, la bellezza, la poeticità, la raffinatezza di quest'opera. 100 cm 80 cm per cento del 1969. 3.000 euro. Anche Valentino Vago eh, ovviamente sta avendo un piano piano un forte interessamento, un artista di grandissima qualità. È logico che in giro i prezzi sono ben diversi per queste opere del 69 di questa qualità. Mi auguro che si possa, ci possa essere gara perché merita quest'opera di andare in una grande e importante collezione, di un collezionista sicuramente. Che ha un certo gusto che magari la moda la segue fino a un certo punto ma che guarda la qualità pittorica dell'opera 1969 tengo a sottolinearlo ovviamente è una tela olio su tela di valentino vago tornando sul nostro percorso precedente arriviamo a un'opera di Toti Scialoia del 1991. Il titolo è Composizione, è Vinavil su tela, misura 50 cm x 50, è accompagnato dall'autentica dell'artista ed è pubblicato su una mostra che, dal titolo 18 T20 e un'acquatinta di Toti Scialòia. La base d'asta di 3.000 euro. Passando all'opera successiva, Troviamo un'opera di Remo Bianco. Ne abbiamo altre due in asta, una più bella dell'altra. Questa è un'impronta del 1958, anno importantissimo. Tecnica mista e con l'A su tavola. Misura 45 cm x 35,5. È presente a retro l'etichetta della Galleria al Cavallino. <coughs> scusate, e ve la proponiamo una base d'asta di 1000 euro. Anche su Remo Bianco, come era ora che accadesse, si sta avendo in questi tempi una sorta di interessamento molto forte. Cosa voglio dire? Voglio dire che una, una, una cerchia di galleristi hanno pensato, come era giusto appunto come, che, che, che fosse, che eh, hanno pensato di acquisire, di, di, di rilevare una serie di opere e iniziare a lavorarci. Lavorarci cosa vuol dire? Vuol dire portarlo alle fiere, farlo vedere, chiedere dei prezzi. Quando passano le aste iniziano a vedere che anche i privati iniziano a comprarlo. Quindi è un artista bravissimo, un grandissimo innovatore che per troppo tempo è stato messo un attimo nell'angolo, ma che ne sta uscendo. E con la storia, con la qualità. Pittorica e artistica che ha, diciamo quando partono questi artisti è difficile fermarli. Questa è ancora un'opera di quelle, diciamo, una delle ultime delle poche che si possono ritrovare della stessa Asta. Tengo a precisare che i collezionisti più attenti che noteranno che nel catalogo c'è una tela di Remo Bianco che avevamo già presentato nell'asta scorsa, che era andata venduta sui 4000 euro. O giù di lì adesso ho un attimo non mi ricordo però aveva fatto gara era salita eccetera poi eh, il cliente diciamo che l'aveva acquistata ha avuto dei problemi economici e non è riuscito diciamo a acquistarla e a saldarla allora eh, abbiamo deciso di ripresentarla di rimettere in asta la base d'asta che aveva prima per evitare anche di tornare da clienti che magari avevano fatto i rilanci e dire Guardi l'opera ancora a disposizione perché a volte si fa un po' la figura sai, di, di quello che ha che voluto magari lanciare, eccetera. Invece il, il proprietario ha detto no, no, voglio, io devo venderla, ho bisogno di venderla ho quella tela grande l'abbiamo rimessa in aste. Quindi se la rivedete pensate che sia la stessa, sì è la stessa. Sottolineo che chi l'ha comprata non ha avuto, ha avuto dei problemi economici e non è riuscita a saldarla. Tornando a questa.. Impronta del 1958, etichetta Galleria Cavallino di Venezia, base d'asta 1000 euro. Passiamo poi all'opera successiva, un lavoro di Gualtiero Nativi, situazione di minaccia, il titolo del 1985-86. Tempera su tela, misura 60 cm per cento, l'opera è firmata e datata sul retro, timbro Galleria Gila Giraldi di Livorno sul retro, base d'asta 3.000 euro. Gualtiero Nativi quindi 1985-86, 60 cm per cento, 3.000 euro. Passiamo all'opera successiva, un artista che io apprezzo in particolar modo, che è Emilio Isgrò. Siamo davanti a un tempera e china su carta, che misura 27 cm x 22 un lavoro del 1997. L'opera è firmata e datata in basso a destra, è presente l'autentica dell'artista su fotografia, base D'Astam 2000 euro appunto Isgro è, 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 ha fatto della cancellatura il suo diciamo il suo, il suo, suo, suo marchio cancellatura che non è, non è tanto portata a nascondere ma è portata a far risaltare ciò che non è cancellato quindi un artista concettuale molto molto bravo ha fatto appunto riconoscibilissimo quindi l'importanza dell'arte sicuramente dell'arte eh, contemporanea è quella della riconoscibilità in mezzo diciamo a una miriade di artisti emergenti nuovi giovani e, eccetera ri essere riconoscibili diventa un marchio di fabbrica diventa il, il canone primo Emilio Sgro ha fatto della cancellatura Diciamo il suo, il suo marchio, il suo, il suo mezzo artistico. E questo è un lavoro del 97, 27 cm x 22, è una carta, tempera china su carta, autenticato a 2000 euro. Passiamo ora all'opera successiva. Si tratta di un dittico, un'opera molto grande. Perché è un dittico di 120x160 di Renato Mambor, un artista che i collezionisti d'arte che seguono le televendite conosceranno molto bene. Questo è un lavoro, un acrilico su tela del 2008, firmato e datato sul retro. È presente l'autentica dell'artista su fotografia ed è pubblicato sul catalogo di una mostra dal titolo Renato Mambor, la superficie e le storie infinite. Questo è il catalogo, la copertina. Dittici. Spogliarsi, telefonare, innaffiare e leggere. Opera quindi pubblicata a piena pagina. Ve lo proponiamo ad una base d'asta di 10.000 euro. 10.000 euro per quest'opera di Renato Mambor. Vi ricordo cioè vi, voglio dirvi che noi siamo una casa d'aste e come tutte le case d'aste, ogni tot di mesi facciamo delle aste. Stiamo già organizzando l'asta di dicembre, gennaio, stiamo cercando di capire quando riusciremo a farla, tra dicembre e gennaio e quindi stiamo raccogliendo le opere, abbiamo già iniziato a raccogliere le opere. Se voi a casa aveste delle opere che appunto avete l'intenzione di vendere, di, 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 di cambiarle, di liberarle, noi abbiamo iniziato già la raccolta delle, aste per, de, scusate, delle opere per la prossima asta. Quindi, se siete in possesso di opere che volete vendere, che vedete che più o meno il genere è il nostro, contattateci, gratuitamente, diciamo, veniamo a casa vostra, facciamo una chiacchierata, ci conosciamo, vediamo qual è la vostra richiesta, cerchiamo di capire se c'è un interesse e la possibilità di una vendita e in caso appunto ci si sì, ci fosse tutte queste caratteristiche prendiamo in carico l'opera cosa vuol dire vuol dire che decidiamo insieme un prezzo che sarà la base d'asta noi ovviamente indicheremo più o meno quale potrebbe essere un prezzo se a voi va bene o se a voi non va bene se a voi va bene prendiamo l'opera se non dovesse andare bene amici come prima non c'è nessun problema però se siete intenzionati alla vendita noi stiamo appunto raccogliendo queste opere, quindi siamo disposti a fare delle sperizie, de, 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 degli incontri completamente gratuiti, anzi, è il nostro interesse farli. Chi vende un'opera all'asta cosa comporta? Voi vi chiederete? Non comporta niente. Comporta che se andiamo d'accordo sulla base d'asta, prendiamo in carico l'opera, la teniamo qua da noi un paio di mesi perché bisogna fare il catalogo, pubblicarlo, mandare, fare l'asta e poi in caso consegnarlo. Se il quadro venisse venduto, eh, voi pagherete il 10%, verrà trattenuto dal, dalla cifra che farà, il 10%. Il 10% sono i diritti d'asta che, diciamo, paga chi vende. E in caso in cui l'opera superasse le 3.000 euro, ci sono da pagare i diritti SIAE, cioè i diritto di seguito, che non, è un diritto, non sono dei soldi che restano a noi, ma sono dei soldi che vanno agli eredi all'artista oppure ai suoi eredi oppure alle fondazioni eccetera eccetera nel caso in cui l'opera non venga venduta quindi la base d'asta che abbiamo deciso insieme non viene confermata e quindi l'opera resta a disposizione noi vi riconsegneremo a casa l'opera e tutto ciò non avrà alcun costo quindi il costo non, non, vendere un'opera non ha alcun costo, nel caso in cui venga venduta noi tratterremo il 10%, però il prezzo diciamo, dell'opera lo decidiamo insieme. Quindi tengo a sottolineare che siamo alla ricerca, quindi se avete delle opere da vendere contattateci, scriveteci un'email magari precedentemente con delle immagini. Così che noi possiamo dire ci ci interessa, o no, non ci interessa, perché spesso molti, voi vedete che noi facciamo poche aste all'anno di pochi lotti, cioè arriviamo al massimo 150-200 lotti. Quindi, se eh, vedete che noi non, non, non mettiamo molta grafica, cioè mettiamo un certo tipo di grafica che piace a noi, mettiamo certe opere. Quindi, se vedete che più o meno siamo sulle stesse corde, siamo sulla stessa linea d'onda con voi a casa, contattateci, verremo noi di persona. Eh, ci conosceremo e, e vedrete che sicuramente instaureremo un buonissimo rapporto. Continuando il nostro percorso, arriverei al lavoro di Lucio Del Pezzo. Il titolo è Repertorio. È un collage acrilico, sabbia e metallo su tavola, misura 75 cm x 60, è firmato in basso al centro ed è accompagnato dall'autentica dell'artista su fotografia. Ve lo proponiamo ad una base d'asta di 1500 euro. Tra i del pezzo che abbiamo avuto anche nelle aste passate devo ammettere che questo è uno dei più belli, se non il più bello. Sì, ne avevamo avuto uno degli anni 60, ma torniamo indietro almeno, non dico quasi dieci aste fa, bellissimo capolavoro, però questo è un bel del pezzo. 1500 euro. 75 per 60, opera autenticata, opera diciamo accompagnata da tutti i suoi documenti, è anche un'opera appunto tridimensionale perché ci sono delle varie stratificazioni di, 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 di vari rilievi, appunto, con i suoi oggetti, quindi tridimensionali. 1500 euro. Sotto troviamo l'altro lavoro che vi ho accennato precedentemente di Bernardo Bertin, senza titolo, del 1974, libro bruciato applicato su tavola che misura 24,5 cm x 41, 1000 euro la base d'asta, tengo a precisare che le misure che vi ho indicato sono riferite semplicemente al libro, anche se a mio avviso l'opera comprenderebbe tutta la base su quel supporto, perché come potete vedere a fianco del libro è presente diciamo, un passepartout fatto a mano dall'artista. Però, onde evitare problematiche, abbiamo avuto anche in aste passate in cui ci dicevano ma l'opera è solo questa, eccetera, eccetera, abbiamo deciso di mettere le misure solo del libro, che sono 24,5 cm x 41. Base d'asta di quest'opera di 1000 euro. Arriviamo adesso a una delle grafiche più importanti e più belle che si possano reperire di Lucio Fontana. È un lavoro molto particolare. Questa è un'opera di Lucio Fontana, multiplo, però attenzione perché... È un multiplo al cui interno è presente il concetto spaziale. È vero che è un'opera tirata che è una tiratura, adesso vi dirò tutte le. Però è un'opera. Che ha una sua qualità. Innanzitutto il colore nero. Questo è un lavoro veramente particolare di Lucio Fontana. È un lavoro che io consiglio, quel collezionista che dice sempre avrei potuto comprare o avrei voluto comprare un'opera di Fontana quando mh, costava poco, quando costava meno di altri artisti. Ebbene oggi è quasi impossibile trovare un'opera di Lucio Fontana a pezzo unico a cifre, diciamo, a, a, a cifre che non siano cifre esagerate e importanti. Questa è un'opera che io consiglio perché è un concetto spaziale, è datata 1968, è un'incisione stampata in nero su carta Fabriano, con buchi, i buchi sono originali, non sono pitturati, sono buchi veri. Misura 63 cm x 47,5 cm. L'opera è firmata in basso a destra, è tirata a 80 esemplari, questa è la numero 63. Al timbro dello stampatore 2RC di Roma è, è edita dalla Galleria Malboro di Roma del 1968. Base d'asta di quest'opera 2.000 euro, ma a mio avviso sono opere che fino che possono essere trovate a non meno di... è difficile trovarle queste basi d'asta, spesso sono opere che raggiungono anche 6, 7.000 euro. Ovviamente l'archivio di Lucio Fontana non rilascia alcuna autentica sui multipli, però qua con me ho un catalogo che è appunto il catalogo della, di Rigo e Rue, incisioni grafiche multipli e pubblicazioni di Lucio Fontana. Questo è un catalogo importantissimo per i collezionisti di, di Fontana perché è uno studio qua dentro sono presenti tutti i multipli. Di Lucio Fontana, divisi per tipologia, appunto, ehm, incisioni, vediamo appunto: incisioni, pezzi unici con tiratura, poi c'è la parte, la sezione dedicata alle litografie, insomma, raccoglie tutta la, 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 tutte le opere multiple di Fontana, i bronzi, eccetera. Ed è pubblicata anche questa. Qua dice proprio, è un'incisione: concetto spaziale, incisione in nero, quello che vi ho detto prima. 80 esemplari più 15 prove d'autore, del 1968. Questa è veramente un'incisione che consiglio colui che vuole acquistare un Flucio Fontana, spendendo. Cioè che spendendo cifre diciamo allettanti. Questo parte da 2000 euro. Arriviamo adesso a uno degli artisti più in, sulla bocca di tutti in questo momento che è Xiao Qin, artista cinese che ha lavorato appunto nello studio di Lucio Fontana prima, poi ha iniziato il suo percorso. Questa è un'opera da museo, si chiama Movimento di Passione, del 1995, è un acrilico su tela che misura 80 cm per cento, l'opera è firmata, è data sul retro ed è pubblicata su una mostra dal titolo Ziaocin Sante Moretto Arte. Questa è una tela, sono quelle tela appunto anni 90. Molto bella, molto particolare, anche con questi colori cangianti, con questo dripping, diciamo molto acceso, con questa curva e questa linearità netta. È un'opera davvero bella. Che vi proponiamo di una base d'asta di 10.000 euro. Vi ripeto che Xiao è un artista che adesso è scoppiato, nel vero senso della parola. Sue opere che fino a qualche anno fa si trovavano sia ai mercatini che alle fiere che alle aste, anche in vendute a volte o a 1000, 2000, 3000 euro, adesso costano 7-8000 euro. Una tela di questa tipologia, forse anche un po' più non di questa qualità, ha superato i 30.000 euro. A Taipei un'opera sua ha fatto euro, quindi si sta, si sta creando un movimento che non è un movimento gestito da un'unica nazione, questo che è importante, ma è un movimento, una curiosità che mh, è presente a livello internazionale. Basti pensare che nell'ultima nostra asta, che avevamo, mi sembra, 5 o 6 opere di Zhaoqian, adesso così non, su sui piedi non mi ricordo il numero esatto, però mi ricordo bene che per una serie di opere avevamo più di 15 persone al telefono provenienti da Taipei, provenienti da Londra, chiamavano dalla Francia, chiamavano dall'Italia, chiamavano dalla Spagna. Quindi è un momento in cui questo artista è ricercato da tutto il mercato proprio internazionale. Vi ripeto che fino a qualche anno fa sue opere andavano davvero vendute a basi d'aste molto più basse. 10.000 euro. Ok. Quindi 10.000 euro per quest'opera di Xiaochin su tela, mi raccomando, tela. Di Xiaoqin abbiamo anche altre opere, la prima, ve le mostro molto velocemente adesso, la prima senza titolo, acrilico su carta, misura 55 cm x 43 autentica dall'artista su fotografia, pubblicata anch'essa sulla mostra Xiaoqin, Sante Moretto Arte, 1000 euro come base d'asta, questa qua è veramente un'opera bellissima. Anche quella sotto, altrettanto bella, del 95, smalto su tela, su tavola, misura 19 cm x 19, l'opera è firmata sul retro, timbo dell'artista sul retro, autentica dell'artista su fotografia, 1000 euro. Arrivando all'ultima, un lavoro storico del 1962, quindi vi diamo la possibilità di acquistare, di scegliere tra opere storiche, e opere più recenti, tele, carte. Questa è del 1962, tecnica mista su carta, misura 60 cm x 38,5, base d'asta 2000 euro. Quindi di Cint vi abbiamo presentato queste quattro opere, vi ricordo di andare sul nostro sito, se volete vedere anche le altre due sono due ceramiche, due piatti di ceramiche, pezzi unici, che potete appunto trovare nel catalogo dell'asta. Arriviamo adesso a quest'opera di Piero Gilardi, Nespole e Bougainville, è il titolo del 1995. È una scultura in pol poliuretano espanso in teca di plexiglass che misura 30 cm x 30 e ha una profondità di 15 cm. La base d'asta è di 1500 euro. Anche lui, è un grandissimo artista dell'arte moderna e contemporanea, che sta avendo una riscoperta, anche questo è giustissimo, è presente su tutti i libri di storia dell'arte per i suoi tappeti natura, è un artista che piano piano si, sta, si, si rifarà appunto di ciò che in questi anni è stato un po' diciamo, abbandonato, accantonato perché è un grandissimo artista, innovatore. Questo è il retro Nespole Bougainville, 95, Piero Girardi. Arriviamo adesso a quest'opera di Agostino Ferrari, senza titolo del 1990, acrilico e sabbia su tela, misura 160 cm x 75 cm. Firmato sul retro, archivio sul retro, base d'asta 2000 euro. 2000 euro per questo Agostino Ferrari che misura 160 cm per 75, arriviamo poi, siamo quasi alla fine di questa trasmissione. Arriviamo appunto. A una delle ultime la penultima, opera di questa prima parte e presentiamo un'opera di Georges Brecht, il titolo è Void, del 1990, è un minerale in plexiglass che misura 21 cm per 23,5, base d'asta 1000 euro. Quest'opera. È anche pubblicata su un'importante mostra di Brecht che ha tenuto proprio l'archivio Francesco Cons di Verona. Questo è il catalogo in questione, appunto. E l'opera è pubblicata a piena pagina. Il colore sembra azzurro perché forse il minerale col tempo potrebbe anche cambiare mandetto colore, però anche la fotografia può influire. Comunque questa basta vedere le misure, e la tipologia. Pubblicata catalogo, 1000 euro. Per collegarci all'ora successiva voglio presentarvi una chicca di Tony Costa. Quindi l'ora dopo troverete numerose opere. Del gruppo N e questa è una di queste. Questo è un Tony Costa, dinamica visuale del 1966. Misura 22 cm x 22, ovviamente è in PVC. Archivio Tony Costa a retro e su foto c'è la conferma della galleria spazio, dell'autenticità. E questa è un'opera di Toni Costa. Come sapete voi, io muovendomi, si crea questo effetto ottico, dinamico, tipico di Toni Costa, Biasi e degli artisti del gruppo N in cui appunto il dinamismo si attua attraverso il fruitore. Base d'asta di quest'opera di 4.000 euro. Ricordo il bianco, colore principale di queste opere. 4.000 euro per quest'opera di Tony Costa, dinamica visuale bianca, 1966. Guardate anche il retro. 4.000 euro. Be bene, siamo arrivati al termine della prima ora di questa prima puntata. Vi do l'appuntamento, vi ricordo che settimana prossima, seconda puntata dedicata alle opere presenti nel catalogo dell'asta e poi questa puntata andrà in onda il venerdì prima dell'asta in replica. Poi appuntamento da non perdere domenica 5 ottobre, asta in diretta televisiva. Per qualsiasi informazione contattateci, chiamateci, siamo a vostra disposizione, ma restate con noi per la seconda ora. Bentornati alla seconda ora della nostra puntata dedicata alla presentazione del catalogo televisivo. In questa seconda ora, come vi avevo anticipato, trattiamo di arte cinetica programmata in generale. Mm, abbiamo anche delle opere di Simetti e comunque inizierei subito col mostrarvi le opere che abbiamo in questa asta. Partiamo dalla prima opera, si tratta di un Turi Simetti, una calcografia del 2003, misura 60 cm x 40, piccoli e grandi ovali è il titolo, l'opera è firmata in basso a destra, è presente l'autentica dell'artista. Su fotografia ed è presente anche l'autentica dell'archivio Si metti su fotografia, base d'asta per questa calcografia veramente a mio avviso, bella perché è su Bianco. Innanzitutto, eh, poi appunto questa la calcografia permette a questi ovali di emergere in maniera più accentuata. Comunque, la base d'asta è di 1000 euro. Tu li si metti, sappiamo. Eh, che è questo grandissimo artista eh, italiano del secondo novecento, che con Bologna e Castellani ha intrapreso questa mh, andare oltre la tela nel termine mh, proprio, eh, proprio, nel senso di eh, appunto sagomare la superficie pittorica, senza eh, o, o meglio eh, intervenendo in maniera. Eh, innovativa, nuova e sicuramente ehm, sul filone di ciò che aveva intrapreso appunto, Lucio Fontana, appunto, in questo caso si metti appunto in cui eh, questo diciamo, segno distintivo che è stato per eh, diciamo, Fontana al taglio per Castellani, diciamo, questi rilievi molto a, acuti sono gli ovali Dopo farà altre forme, farà altre, eh, ovviamente il, il suo percorso artistico, artistico non si fermerà solo a questa, diciamo, eh, figura. Ma eh, sicuramente l'ovale è per Simeti, diciamo, ciò che il taglio è per Lucio Fontana. Eh, 1000 euro la prima calcografia. Passiamo alla seconda calcografia, anni 70. Attenzione perché. Per questi artisti la datazione è una cosa fondamentale. Sappiamo che appunto eh, le prime opere di questo artista su mh, questi ovali sono degli anni 60 e ovviamente il prezzo cambia. Per questa calcografia, dal titolo Quattro Valli Verdi anni 70, misura 50 cm x 70 l'opera è firmata autentica dell'artista e autentica dall'archivio 2000 euro. Come vi dicevo precedentemente, quindi possiamo notare la differenza di prezzo è dovuta proprio all'anno, cioè per questi artisti che nel loro percorso artistico magari hanno, non hanno stravolto il loro modo di fare arte, eh, la datazione risulta fondamentale. Questo lo noterete anche nei risultati delle aste internazionali. Le opere degli anni '60, per esempio, sono quelle più ricercate, più rare e più importanti. Proprio un'opera degli anni 60 la troviamo all'otto numero 3, cioè alla terza opera che vi presento. Questa è un'opera che chi, chi ci seguirà sicuramente mh, avrà familiare. È un 12 ovali azzurri, attenzione all'anno, importantissimo, 1965. È un acrilico perché qua c'è l'intervento pittorico su tela sagomata. E ovviamente è presenza di questi ovali di tela applicati su questa tela sagomata. L'opera è firmata e datata sul retro, è presente l'autentica dell'artista su fotografia e l'autentica dell'archivio si mette su fotografia. La base d'asta per quest'opera è di 10.000 euro. Ovviamente queste sono le opere più rare, più importanti, ovviamente sicuramente so che i collezionisti che seguono le nostre aste sanno che magari eh, queste sono le opere che non si lasceranno scappare, perché ovviamente su Simeti c'è un grandissimo fermento in questi ultimi anni e sicuramente opere degli anni 60 sono destinate a una continua levitazione di prezzo. Questa, vi ripeto, 10.000 euro. Comunque l'opera è autenticata sia dall'artista che dall'archivio. Chi di voi ci segue saprà che una, una cosa che io reputo molto importante è mh, appunto, eh, oltre all'autentica, e all'archivio, che sicuramente sono importanti, ma sono una, una fanno parte appunto della mentalità italiana. La cosa più importante Secondo me, dell'autentica dell'archivio sono le eventuali pubblicazioni. Cioè, se un'opera è pubblicata acquisisce un valore aggiunto eh, che va in proporzione all'importanza della pubblicazione. Mi spiego: se l'opera è pubblicata su un catalogo di una mostra, diciamo tenuta in una galleria, magari eh, comunque eh, non riconosciuta oppure non importante, vabbè, avrà un valore. Se invece eh, l'opera è pubblicata in un'antologica oppure in un, in un catalogo importante di un certo periodo, allora acquisisce un valore che a mio avviso vale più dell'autentica dell sicuramente, ma a, fa acquisire, cioè fa, eh, rende l'opera ancora più importante. Quest'opera di Simetti in particolare è stata esposta in questa mostra cioè una mostra dedicata alle opere di Simetti, come dice il titolo degli anni 60. Questa mostra è tenuta si è svolta alla De Park, è una galleria importante, molto all'avanguardia di Milano che appunto ne gestisce l'archivio, quindi è una mostra che è stata in qualche modo promossa direttamente dalla galleria di riferimento dell'artista. Adesso vi mostro su tutti i lavori, appunto, è un'antologica dedicata ai lavori degli anni 60, appunto reputati più importanti, più storici e ovviamente che hanno il prezzo più alto. Qua vediamo tutta la serie di opere, sono in ordine di cronologio, quindi qua siamo negli anni 62 in cui vediamo appunto come... Questi ovali erano ancora in una forma molto grezza, un cartone quasi eh, molto primitivo, molto grezzo, potete vedere mh, appunto come sono molto eh, marcato anche il colore, non è mh, cangiante puro come sarà negli anni successivi, però sono molto molto belle e importanti. Richiamano un po' i lavori di tutti quelli del periodo di quel periodo da appunto eh, Manzoni eh, Peters, mi viene in mente Hank Peters con ecco i suoi caolini seriali, disposti in modo seriale. Adesso vi mostro, quindi no, una, è stata una grandissima mostra, molto, molto importante: e questa è l'opera di... in questione. 12 ovari azzurri del 1965, acrilico su tela sagomata. 47 centimetri di diametro veramente veramente importante. Quindi gli amici che sanno, eh, che cercano simeti sicuramente a, non terranno sott'occhio e parteciperanno per quest'opera. Del 1965 10.000 euro la base d'asta. Quindi Passiamo all'opera successiva, un lavoro di Guido Baldessari, artista bravissimo, mai diciamo, promosso quanto meritava. Questo è un lavoro del 1973, il titolo è Nucleo dinamico, assemblaggio, cartoncino su tavola, plexiglass, che misura 70 cm x 70 Etichetta e timbro dell'artista sul retro, base d'asta 1000 euro. Davvero un'opera molto, molto ehm, bella, cattivante, piacevole, ovviamente per chi è appassionato di arte cinetica e programmata. È un artista magari che non è diciamo, sulla bocca di tutti, però è un artista che sicuramente ha. Ehm, ehm, ha respirato l'aria del tempo, ha quindi visto le mostre del gruppo N, gruppo T, eh, del, di tutti gli artisti dell'arte cinetica e magari ne ha fatto parte in maniera, diciamo, magari non da protagonista, è un artista comunque, un'opera del 73, quindi anni 70, un lavoro a 1000 euro di una dimensione comunque importante come set, cioè 70 cm per 70, a mio avviso può essere... Per chi magari è appassionato di queste opere, ma non ha magari la disponibilità o la, o la voglia di investire somme ingenti di denaro, visto le quotazioni che l'arte cinetica sta avendo in questo periodo, sicuramente ehm, potrà diciamo, mh, guardare con diciamo, interesse quest'opera. 1000 euro, Guido Baldessari. Passiamo all'opera successiva. Una torsione della Marina Apollonio. Come possiamo vedere dalla, dalla, dal colore molto cangiante, è un'opera del 2011, o meglio, è un'opera che ha una doppia data, 69-2011. Ciò significa che probabilmente il progetto, l'idea, come faceva Munari, è del 69. La produzione è stata fatta nel 2011. Artista che a me piace tantissimo è un acrylico su tela su tavola. Misura 30 cm x 30. L'opera è firmata e datata a retro. Ed è presente l'autentica dell'artista su fotografia. Ed è pure pubblicata in un catalogo della Galleria Cortina Arte edizioni. Pase d'asta 2000 euro, quindi Marina Pollonio 69-2011, 30-30, tela su tavola 2000 euro la richiesta. Arriviamo a una piccola parentesi del Grav, passiamo all'opera successiva, un lavoro di Hugo De Marco del 1974 è un acrilico su tela che misura 60 cm x 60 l'opera è firmata e datata a retro base d'asta 3000 euro vi ripeto che è un acrilico su tela del 1974 anche il grave è un grandissimo movimento su cui sono stati iscritti saggi, libri da grandissimi critici, è un gruppo che a mio avviso deve essere rivalutato in maniera importante perché hanno fatto dei lavori davvero di grande qualità, di grande spessore artistico, c'è già un riconoscimento storico perché i critici e la critica ne parla, un riconoscimento diciamo economico, quindi dal punto di vista del mercato, a mio avviso si avrà nei prossimi anni. Le park sta già iniziando a salire in maniera eh, importante, presente in tutte le fiere a livello veramente eh, imponente, di, di, all'ultima edizione di Art Basel. Era presente oltre a numerosi stand con opere sue, c'era addirittura uno stand con una mh, personale, cioè che aveva tutte opere di e Park, ma in più nella sezione diciamo, dedicata ai musei c'era un'installazione veramente da lasciare bocca aperta di questo grandissimo artista, come grandissimi erano tutti gli altri artisti del graf, da De Marco, Garcia Rossi, eccetera, eccetera, ma anche chi ha ruotato intorno a questo gruppo come i sudamericani, Antonio Sis, eccetera, eccetera. Comunque, tornando a noi, questo Hugo de Marco, acrilico su tela, 3.000 euro, misura 60 cm x 60, del 1974. Passiamo ora a due Garzia Rossi, bellissimi, due chicche vere, del 1978, sono inchiostro... Inchiostro e car su cartoncino, misura 21 cm,8 x 21 cm, L'opera è firmata e datata in alto a destra, base d'asta 1000 euro. Come possiamo notare, l'opera è firmata, ma di una raffinatezza, di una bellezza, veramente unica. Sia questo che questo sono due opere. Stessa misura, stesso anno 78, entrambe base d'asta 1000 euro. Passiamo ora all'artista di cui parlavo precedentemente, Giulio Le Parc, con quest'opera veramente unica, bellissima. Abbiamo tanti clienti che nei mesi scorsi ci hanno chiesto se avevamo opere di Le Parc, se potevamo sapere dove c'erano. Ecco, ve ne stiamo proponendo una. Questa è una Sion del 1982, è un acrilico su tela misura 50 cm per 50 e dà una base d'asta di 3.000 euro. L'opera è firmata, datata sul retro, è un'opera davvero che vi invito a venire a visionare dal vivo perché è un'opera lavorata in una maniera unica. Se noi osserviamo gli estremi, dove a primo colpo d'occhio ci pare un nero, quindi un buio, notiamo che invece la trama la tematica di questa spirale o di questi cerchi sovrapposti continua in maniera molto velata, quindi c'è un lavoro molto eh, certosino, molto eh, particolare, molto accurato, ecco. Come tutti i lavori di Le Parc, ma questo in particolare con questi neri e questo bianco che viene fuori creando questo senso di profondità è veramente fortissimo, diciamo, traspare di più, è più evidente. Quindi, Julio Le Parc, del 1982. Acrilico su tela, misura 50 cm x 50, 3.000 euro. Altra opera che io apprezzo tantissimo è l'opera successiva, un lavoro di Gladfelder. Bisogna dirlo, questo è un lavoro veramente anomalo. Nelle aste passate, ma, in, ma non solo da noi, in tutte le aste, generalmente troviamo quei lavori in cui Glatzfelder tira una linea e, da un lato, ci fa trasparire un, un colore, diciamo come si può dire una ricerca del colore per cui se noi siamo sul lato destro vediamo una certa sfumatura di un colore se poi ci spostiamo sul lato sinistro vediamo un altro colore quindi c'è un effetto ottico dovuto allo spostamento in questo caso invece ovviamente è un lavoro diverso noi essendo davanti in maniera precisa con una luce neutra ci apparirà davanti all'opera un'opera piatta un'opera piatta in cui a predominare sono questi colori appunto ehm, che creano appunto dei, dei, dei triangoli, dei quadrati eccetera eccetera. Se poi però ci avviciniamo oppure creiamo una luce come in questo caso ehm, proveniente dall'alto quindi che crea un'ombra, notiamo che c'è una, invece una forte tridimensionalità. Questo è un lavoro veramente, per chi conosce Glattfelder, chi segue Glattfelder, vi darà ragione, è un lavoro rarissimo, almeno noi nella nostra esperienza ne abbiamo visti più o meno una ventina di opere di questo artista nell'arco degli anni, non avevamo mai visto un'opera di questa qualità e di questa tipologia, poi magari può non piacere, però indubbiamente è un lavoro unico, molto difficile da reperire. Questa è un'opera, è un pir, quindi la dimensione delle piramidi è di 10 cm 10 cm x 10 e ovviamente una profondità di 10 cm eh, del 1975. L'opera è firmata e, e datata sul retro, è presente il timbro dell'artista sul retro con punto firma, data, eccetera, e in più è presente l'etichetta della galleria F22 di Palazzolo. Una galleria di riferimento di questo artista che ha fatto mostre negli anni 80 appunto a Graffelder. Quindi con l'artista presente le mostre. Quindi è una galleria appunto di riferimento per un artista dell'arte cinetica, ma anche per Buonalumi. Per esempio, è stato uno, uno degli dei, dei galleristi che l'ha promosso. Eh, mi viene in mente appunto tutto il graf eh, Costa Longa, eccetera, eccetera. Quindi galleria F22 sul retro. Questa è l'opera di Glatfelder, vi ripeto le dimensioni sono 50 cm x 50, si parla di lato, quindi in questo caso adesso non so quanto sia la diagonale, però sicuramente supera il lato. Eh, ha una profondità importante di eh, 10 cm, profondità che diventa mh, diciamo, appunto, importante in quest'opera perché è un'opera che ha un forte senso di tridimensionalità, si potrebbe anche definire in certi casi pittoscultura, nel senso che è un'opera da appendere, però è un'opera che ha una, una tridimensionalità Può essere, per essere appunto, ammirata e fruita in modo giusto. Il, appunto lo spettatore dovrebbe continuare a muoversi, dovrebbe guardarla prima a destra, poi a sinistra, muoversi davanti all'opera per fruirla proprio in totale libertà e apprendere in pieno la bellezza di quest'opera. Gladfelder, base d'asta, 4.000 euro. Adesso iniziamo una piccola parentesi dedicata al gruppo N. Iniziamo con quest'opera di Ennio Chiggio, è un senza titolo del 1964, quindi opera storica, come ne abbiamo altre, abbiamo due landi storici dopo e due massi un massirone storico, quindi opera storica nel 1964, ovviamente è una tempera su tavola circolare, ovviamente... Il diametro, quindi sarà un diametro di 48 centimetri, ed è presente, è firmata e datata sul retro ed è presente l'autentica dell'artista su fotografia e in più la fotografia dell'opera con l'artista, cioè dell'artista con l'opera, scusate. L'artista in mano all'opera è stata scritta una fotografia opera di grande qualità di un artista del, forse dell'artista del gruppo N che è Considerato più il teorico, però più la mente. Infatti, le sue opere sono molto più concettuali, a mio avviso molto belle e molto rare, perché mm, appunto le opere di Kigs sono quelle considerate tra le più rare, più difficili da reperire, soprattutto quelle storiche degli anni '50, anni, scusate, degli anni '60 e anni '70. Base d'asta di questo Egno Kiggio è 5.000 euro. 5000 euro per questo lavoro di Egnoschigio. Prima di passare all'opera successiva, volevo fare una piccola premessa su quest'opera. Eh, praticamente adesso vi mostro un'opera di eh, Landi, che è un'opera da considerare, a mio avviso, un'opera museale. È un lavoro di una qualità mh, infinita. Una qualità è veramente mh, unica. È un lavoro che vi invito seriamente a vedere dal vivo. Perché quando io ho visto la prima volta quest'opera, eh, passando davanti in modo molto, diciamo, eh, veloce, ho dato un bu buttato un occhio e ho detto: Ah, bella quell'opera! Non sapevo che era Landi, però pensavo è una un'opera con un rilievo, ma non avevo ammirato la complessità e la bellezza. Di questo lavoro e l'unicità di questo lavoro. Poi col tempo, oh, studiando e guardando una serie di cataloghi, ho trovato quest'opera pluripubblicata, allora siamo andati e abbiamo cercato di portarla nell'asta. Questa è l'opera di Edoardo Landi, il titolo è Quadrato più cerchio del 1966. È un assemblaggio plastica a semisfera in acciaio cromato su tavola laccata. Misura 55 cm x 55 cm ed ha una profondità di 8 cm. L'opera è firmata e datata sul retro, è presente l'autentica dell'artista su fotografia e proviene dalla collezione Adino Gavina di Bologna ed è presente sul retro l'etichetta del centro Duchamp. La base d'asta, ve la dico subito, è 5.000 euro. Adesso io mm, voglio spiegarvi come è stato l'approccio a quest'opera. Quando noi vediamo quest'opera, spero che televisivamente possa uscire, sembra un'opera abbastanza semplice, no? Sembra un'opera, vediamo questa tavola, con questo quadrato in mezzo e questa semisfera specchiante, cromata. E a primo occhito pensiamo a una pittoscultura, a un'applicazione, niente di non già visto, diciamo. Poi se noi ci avviciniamo, notiamo che in realtà questo, diciamo, quadrato rosso è sospeso. E appunto noi, muovendo questo quadrato, creiamo un effetto dinamico. E quando io ho visto questo movimento così elementare, ma allo stesso tempo così ipnotico, sono rimasto immediatamente colpito da quest'opera, da quest dalla genialità di quest'opera, di questo quest artista che ha concepito. Quest'opera. <coughs> Quindi con una forte semplicità dovuta al fatto, vi svelo un po' il segreto, di, di due fili trasparenti che, sos, che, sos, che sorreggono questo quadrato e appunto aver centrato il quadrato con questa semisfera crea un effetto cinetico dovuto al movimento. Ma anche la specchiatura di questo quadrato rosso cangiante in contrasto col bianco sullo sfondo, la specchiatura su questa sfera cromata creano distorsione e accentua, accentua ancora più diciamo il movimento. Ovviamente io lo mosso adesso da destra a sinistra, però ancora più bello appunto è farlo muovere in questo modo e sembra quasi un effetto calamitato. Che poi appunto è un effetto cioè, un po' qua subentra mh, appunto la, la, la teoria in cui lo spettatore deve in qualche modo attivare l'effetto cinetico, che non è proprio, che è proprio tipico degli artisti del gruppo N. Mentre il gruppo T magari si affidavano al mezzo meccanico, al motore per attivare il cinetismo, il gruppo N chiede al fruitore, chiede allo spettatore di attivare questo movimento, un movimento più elementare, più ludico, un elemento più anche poetico, tra virgolette, perché ogni spettatore poi creerà il suo movimento, come per Biasi, per Toni Costa, per attivare il movimento davanti ai politipi e tutte le opere eh, di quella tipologia, bisogna muoversi davanti all'opera. Anche per Landi l'attivazione, diciamo, del movimento spetta al fruitore. Quindi quest'opera, vi invito davvero a venire a vederla dal vivo, anche vi mostrerei proprio la tridimensionalità, no? quindi ehm, quest'opera va anche vista dal lato, va anche osservata in maniera eh, forte dal lato, mentre vi lascio ancora un attimo a, a questo movimento, vi voglio mostrare la storicità e perché il perché, voglio dimostrarvi il perché all'inizio della, della presentazione, ho parlato di opera museale. Il motivo è semplice perché quest'opera, oltre a provenire da una collezione, da un centro molto importante come il centro Duchamp, oppure dalla collezione Gavina, eh, sappiamo che mh, per le opere del gruppo N. Eh, oltre all'autentica, che comunque quest'opera ha, e oltre a tutta una serie di certificazioni, mh, come vi dicevo precedentemente, l'importanza della pubblicazione di certe opere. In questo caso quest'opera è pubblicata sul catalogo, proprio il catalogo per eccellenza del gruppo N, che è questo. Edizioni WAF, eccetera, Silvana Editore... Ehm, Adesso ve la cerco, mentre appunto prendo la pagina perché, se no, è un catalogo molto molto importante, molto grande. Che invito eh, gli amici eh, che, che collezionano appunto l'arte cinetica e programmata soprattutto con in particolare il gruppo N, ad acquistare, a cercare molto raro. Allora, questo è il catalogo che voi conoscerete sicuramente benissimo. E questa è l'opera pubblicata. Edoardo Landi, Quadrato più cerchio del 66, Sfera Nacello Cromato, legno laccato. Appunto. Eh, Quest'opera in questo catalogo viene definita come sul retro, come sull'autentica, prototipo di multiplo prodotto in 100 esemplari dal centro Duchamp di Bologna, cioè questa è l'opera che Edoardo Landi ha fatto con le sue mani, ha consegnato al centro Duchamp di Bologna che era un centro che poi attraverso eh, la, la supervisione di Gavina produceva una serie di multipli, ma questo è il pezzo unico, c'è cioè l'autentica dell'artista in cui dice che è pezzo unico, e pubblicato quindi prototipo per il multiplo. Non fatevi ingannare dal fatto che sia un prototipo per un multiplo, non è un multiplo, questo è il pezzo unico dal quale sono stati poi prodotti i multipli. E questa è la prima pubblicazione. Ma voi sapete che i veri collezionisti del gruppo N, o meglio sanno che ehm, un'opera di questa qualità, eh, cioè scusate, che esiste un catalogo ancora più importante di questo che è un catalogo storico, difficilissimo da reperire, è un catalogo eh, che costa tantissimi soldi, si trova a volte sui, sui siti di collezionismo di cataloghi, e è questo catalogo. Io ho chiesto a un mio amico gallerista di potermelo imprestare perché io nella mia eh, biblioteca non ho, e quindi ho chiesto se poteva darmi, imprestarmelo per una settimana, ma ha detto però mi raccomando perché costa, un sacco di soldi, e qua l'opera è pubblicata anche su questo catalogo. Edoardo Landi, quadrato più cerchi, legno dipinto più semisfera in acciaio comato, 1966. Infatti è presente scritto sotto, collezione Gavina, Bologna. Cioè, il fatto che un'opera sia pubblicata non solo sul catalogo del Gruppo N, ma anche su questo catalogo, che è il catalogo storico del gruppo N, dà a mio avviso un valore a quest'opera unico. Veramente, collezionisti del gruppo N, collezionisti dell'arte cinetica, guardate quest'opera, venite a vederla dal vivo perché sicuramente vi colpirà. E in più, tenete sott'occhio perché a base d'asta 5000 euro un'opera di Landi storica pubblicata. Su due cataloghi sui due cataloghi più importanti del gruppo N. Ehm, è un'opera da non lasciare scappare. 5.000 euro per quest'opera di Edoardo Landi. Passiamo alla seconda opera di Edoardo Landi, sempre opera storica, datata 1960. Struttura visuale più influenza cromatica è il titolo, acrilico su tavola. È sempre è una figura, questa forma circolare ha un diametro di 35 cm. L'opera è firmata e datata sul retro, è presente l'autentica dell'artista sia sul retro che su fotografia. La base d'asta è di soli 3.000 euro. Quest'opera è pubblicata anche su un catalogo di una mostra eh, dal titolo Ennio Edoardo Landi, N. Relatività Istabili, Edizioni Galleria Ricerca d'Arte di Roma del 2012. La base d'asta per quest'opera è di 3.000 euro. Passiamo ora all'opera successiva, questo lavoro di Alberto Biasi, questo politipo, dal titolo Crono, del 1983, rilievi in PVC e collage su tavola, misura 36 cm x 25, l'opera è firmata e datata sul retro, è presente l'etichetta della galleria. Scusate, dell'artista sul retro, timbro galleria melesi di Lecco sul retro, autentica dell'archivio Biasi su fotografia, la base d'asta è di 3000 euro. Ovviamente io ho detto politipo perché, come possiamo notare, muovendoci davanti all'opera, queste lamelle in pvc creano appunto una forma geometrica più compatta, di colore verde appunto che va in contrasto con il resto dell'opera sono i lavori appunto che tutti conosciamo di questo grandissimo artista del gruppo N un artista che ogni mese ogni mese che passa acquista sempre più valore forse mh, anche a Art Basel mh, ho visto su, opere sue veramente uniche in gallerie internazionali quindi è un artista che si sta muovendo anche sul panorama attivamente in maniera molto attiva sul panorama internazionale Quest'opera noi ve la proponiamo ad una base d'asta di 3.000 euro. Alberto Biasi, 3.000 euro, 36 cm x 25. Veniamo adesso a un artista, prima di passare all'artista, veniamo adesso a un artista che sta avendo in questo preciso momento storico, come è giusto che sia, una riscoperta, perché mh, è un artista bravissimo, un artista conosciuto a livello mondiale, eh, un, un caro amico mi dice sempre che mh, mh, casualmente l'artista più conosciuto da tutti, più popolare di tutti, ma nessuno lo sa, perché è stato l'inventore, il disegnatore del logo della lana Merinos, cioè il logo che tutti noi conosciamo, presente sui nostri capi, l'ha inventato lui. Stiamo parlando di Franco Grignani, dicevo un artista che noi abbiamo sempre cercato in maniera molto attiva, perché è un artista che a noi piace particolarmente. È un artista mh, riconosciuto a livello mondiale, ma sto dicendo sul serio, è un artista che mh, ha prodotto anche opere di grandissima, grandissima qualità. È un artista che in questi ultimi momenti, dopo la ha fatto una serie di mostre sia in Italia che all'estero, alle Stelline di Milano, al Mar di Lissone. Eh, sue opere sono presenti in, tutti, in, in tantissimi musei europei live, veramente di grandissima qualità eh, al macro di Roma poco tempo fa c'era una sua opera insomma si sta muovendo un forte interesse e la riscoperta verso questo grandissimo lasciatemelo dire, artista ancora troppo, troppo sottovalutato questa è un'opera del 1968, quindi anni importantissimi per tutta l'arte optical e cinetica e, e pro programmata in questo caso. E anche un po' optical perché se noi guardiamo quest'opera ci perdiamo nel capire quale di queste forme, figure, sia davanti all'altra. Quindi è un, è un gioco, una ricerca programmata molto complessa. Questa quest'opera appartiene al ciclo delle psicoplastiche. Questa è la psicoplastica numero 153. È un acrilico su cartone schoeller come la maggior parte, vi garantisco delle sue opere, perché appunto il cartone, in questo caso un cartone Schöler, quindi un cartone di grandissima qualità, è l'unica superficie che consente di ottenere un lavoro certosino, un lavoro Preciso, un lavoro programmato al millimetro, un lavoro preciso e perfetto, quasi stampato sembra. Infatti, se noi ci avviciniamo, come ha fatto notare questo, questo carissimo amico, noteremo che è difficile eh, trovare una pennellata. Appunto, sembrano lavori stampati, sembrano lavori eh, industriali. In realtà, sono tutti acrilici su cartone. <coughs> La misura è 70 cm x 70. Quest'opera mm, proviene quindi all'etichetta, alla timbro della galleria Lorenzelli di Milano, dopo vi mostro il retro perché è molto bello. Quest'opera è stata esposta appunto sia nella galleria di Lorenzelli in un catalogo che poi Abbiamo trovato sia nell'arte, nel, nella mostra tenutasi l'anno scorso a Lissone, presso il MAC, ehm, Museo Arte Contemporanea di Lissone, dal titolo Franco Grignani, l'arte del progetto. E quest'opera è pubblicata proprio a piena pagina sul catalogo, che noi non abbiamo, cioè, dobbiamo, eh, stiamo aspettando che il, proprio il museo ci spedisca, abbiamo fatto una richiesta di una serie di cataloghi, comunque si trova tranquillamente, costa 10 euro, eh, ma in più, appunto, come vi dicevo, eh, quest'opera è presente in questo importante e storico catalogo della Galleria Lorenzelli di quando era ancora Bergamo. Questa è una mostra, come potete vedere, Galleria Lorenzelli di Bergamo, via San Michele, è una mostra che si è tenuta nel gennaio-febbraio del 1970. All'interno di, di questo catalogo sono presenti numerose sue opere, qua potete vedere proprio la bravura di questo grandissimo artista e quest'opera purtroppo non è presente fotograficamente, però eh, se noi andiamo nell'elenco delle opere esposte, la troviamo appunto eh, nell'elenco, <coughs> proprio con le misure e l'anno giusto. Quindi è un'opera che è presente anche nell'elenco delle opere di questa mostra importante degli anni 70. Adesso come promesso vi mostro il retro, tutte le etichette, il titolo, l'anno, cioè guardate anche il sapore che ha questo, il retro di quest'opera, la storicità. E vi dico, vi garantisco che intorno a Franco Grignani si sta muovendo un fortissimo interesse. Nei mesi scorsi, per esempio, ci sono arrivate, siccome avevamo la l'asta scorsa, non so se vi ricordate, avevamo quella piccola opera di ehm, appunto, Grignani che oltretutto non mi ricordo adesso, in questo momento ho un flash, però mi ricordo che ha fatto una cifra abbastanza importante per essere un'opera degli anni 90, 95, che misurava 22 cm x per 22. Però fatto, adesso non mi ricordo, però ha raggiunto quasi 5.000 euro con i diritti inclusi. Insomma, quest'opera qua noi ve la proponiamo a 5.000 euro, un'opera del 68, bellissima, pubblicata eh, su due cataloghi e sicuramente... Mh, diciamo contattando la figlia di Grignani eh, che in questo momento sta facendo un lavoro veramente unico cioè quello di fare un, un archivio e gli addetti ai lavori sanno l'importanza di eh, avere un archivio sano e regolare alle spalle di un artista eh, sicuramente magari ha anche altri cataloghi su cui sono pubblicate cioè queste opere comunque un, vi dicevo che dopo aver pubblicato l'asta scorsa al Piccola Opera di Grignani, nell'arco di due mesi abbiamo ricevuto quasi, non sto scherzando, una ventina di mail che ci chiedevano se avevamo altre opere di Franco Grignani. Noi ovviamente, come un artista che ci piace, siamo, e avendo visto appunto l'interesse che si stava muovendo, siamo andati alla ricerca di opere e abbiamo trovato questa del 1968 Franco Grignani a 5.000 euro la base d'asta. Passiamo ora al lavoro, un altro lavoro molto bello e molto importante, un lavoro di Marcello Morandini, anni 60, possiamo vedere l'affinità con l'opera di Grignani, tecnica mista e collage su cartoncino, misura 29 cm x 29 cm ed ha una profondità di 4 cm. L'opera, come possiamo vedere, è firmata sul retro. L'opera è in fase di archiviazione, comunque per l'asta quasi sicuramente avremo diciamo, l'autentica a disposizione. Questo come potete vedere è un lavoro tridimensionale, cioè c'è questo supporto di cartone, poi c'è installato, applicato questa semisfera, mezzasfera di legno presumibilmente. Base d'asta 2000 euro. L'opera successiva troviamo un lavoro di Antonio Asis, altro artista molto importante del 1971, misura 33 cm x 33, l'opera è firmata e datata in basso a destra ed è presente il certificato di provenienza della Galleria 1 di Roma, appunto un'opera davvero piacevole, bella. Antonio Sis è un artista sudamericano che ha collaborato in Francia con gli artisti del Graf, non facendocene parte, però è un artista che ha, diciamo, eh, ruotato, collaborato con questi artisti. Quest'opera del 71 ve la proponiamo a 2.000 euro. Misura 33 cm x 33 Passiamo all'opera successiva, un lavoro di Torquist, un senza titolo, il primo del 2010, tecnica mista su tela, misura 18 cm x 23,5. L'opera è firmata e datata, è presente l'archivio. No, scusate, questa è 20 cm x 20. Ed è presente l'etichetta della galleria F22 di Palazzolo. E la base d'asta è di 500 euro. L'altra opera di Torquist è un senza titolo del 2010, misura 18x23,5, archivio di Torquist e la base d'asta è di sempre 500 euro. Adesso ho dimenticato prima, mentre parlavo del gruppo N, vorrei mostrarvi due opere di un esponente del gruppo N che prima, appunto nel passaggio, mi sono un attimo dimenticato che è due opere di Manfredo Massironi. La prima opera è del 1960, quindi un'opera storica, riconoscibile perché sono le sue classiche diciamo, rondelle d'acciaio. È un senza titolo assemblaggio di fili di cotone, rondelle e legno. Le misure sono 61,5 cm x 81,5 cm ed ha una profondità di 5 cm. L'opera è firmata e datata sul retro ed è presente l'autentica dell'artista su fotografia. Base d'asta 5.000 euro, eh, euro. Per chi invece volesse un massironi più particolare, più ricercato, più difficile da trovare, ne abbiamo un altro, quello del 1970-1980. È un assemblaggio di filo, cartone nero e legno, misura 42,5 cm x 62,5 cm. L'opera è firmata e datata ed è accompagnata dall'autentica dell'artista su fotografia. La base d'asta è di 4.000 euro. Questo è un Massironi che consiglio a coloro i quali magari avendo già un'opera con le rondelle di Massironi cercano un'opera più particolare, più rara, più difficile da reperire sul mercato. Ecco, questa è l'opera proprio giusta. 4.000 euro la base d'asta. Passiamo ora a un altro artista. Passiamo ora a un altro artista importante, importante, un artista magari ehm, che a me piace molto, scusate, ehm, un artista americano, cioè cinese, che lavora in America, che si chiama Gilbert Xiao. È un artista che come potete vedere mm, mette in pratica un'arte cinetica, eh, in questo caso siamo davanti a un acrilico su tavola, che misura 61 cm x 61, l'opera è del 2007 e ve la proponiamo ad una base d'asta di 1000 euro. Questo è stato un esperimento che, ho voluto, che abbiamo voluto fare, una proposta, è un artista che magari è ancora sconosciuto nel panorama eh, italiano, ma ha un grande mercato in America. Questo per esempio è un catalogo di una mostra eh, appunto sull'arte optical, appunto per mostrarvi che mh, tra i vari artisti, tra i vari Albers, eh, Anuskevich, eh, poi c'era Vasarelli e eh, c'era appunto quest'opera. Questo artista si chiama Gilbert Ziao. È un artista che io vi invito ad andare a ricercare su internet, a cercare la sua biografia, dove è esposto, per capire se eh, appunto un'opera di questo genere, può, innanzitutto se vi piace e se vi piace sicuramente penso che 1000 euro di base d'asta sia un prezzo più che allettante per un'opera che a mio avviso è di grandissima qualità. Questo è un artista che anch'io non conoscevo, mi ehm, è stato appunto eh, suggerito da un grande amico. Che appunto l'aveva conosciuto, aveva visto le sue opere appunto proprio a New York, e ho ritenuto che fosse un'opera di grande qualità, un artista di un lavoro che, di grande qualità che a me piace molto. E ho deciso di provare a proporlo. 1000 euro per quest'opera di Gilbert Siao. Passiamo ora all'ultima opera, un lavoro di Franco Costalonga. È un assemblaggio sfera in plexiglass con 13 semisfere a specchio, misura a un diametro di 60 cm. L'opera è firmata e datata: è accompagnata dall'autentica dell'artista su fotografia e dalla fotografia dell'artista con l'opera. La base d'asta è di 3.000 euro. È un'opera del 1970, importatissimo l'anno. Ma anche concettualmente è un'opera molto eh, bella, perché appunto mh, lui è diventato famoso per le sue semisfere. Questa è una sfera completa divisa in due: da una parte, vediamo una semisfera specchiante, dall'altra in plexiglas, con all'interno appunto queste 13 semisfere che, che appunto creano il suo tipico eh, diciamo, movimento optical dinamico. E poi a sua volta le sfere si specchiano nella semisfera appunto sul retro. 3000 euro per quest'opera di Franco Costalonga, diametro 60 centimetri. Adesso velocemente ripercorriamo tutto il palinsesto per poi salutarci e darci appuntamento al prossimo appuntamento. Vi ricordo che tutte le opere verranno vendute all'asta del 5 ottobre presso la nostra sede di Brescia. Quindi per acquistare queste opere dovete partecipare all'asta. Partiamo con l'otto numero, il primo, Turissimeti, piccoli o grandi ovali, un lavoro del 2003, è una calcografia, misura 60 cm x 40 L'opera è firmata in basso a destra è presente sia l'autentica dell'artista che l'autentica dell'archivio. 1000 euro la base d'asta. Altro Turissimetti, sempre calcografia, a 2000 euro, misura 50 cm per 70. L'opera è firmata in basso al centro, sempre autentica dell'artista e dell'archivio. Poi passiamo alla tela di Turissimetti del 1965, 12 ovali azzurri. Acrilico su tela sagomata, misu, dia, ha una tela sagomata con un diametro di 47 cm, l'opera è firmata e datata sul retro, autentica dell'artista e dell'archivio ed è pure pubblicata su una mostra tenutasi alla Galleria dei Par di Milano che gestisce l'archivio dell'artista Simeti, appunto una mostra dedicata agli anni 60, quindi le opere storiche di Simeti, base d'asta 10.000 euro. Passiamo all'opera di Guido Baldessarri, Nucleo Dinamico è il titolo del 1973, assemblaggio cartoncino su tavola, plexiglas, misura 70 cm x 70, base d'asta 1000 euro. Poi troviamo un'opera di Marina Pollonio, una torsione del 69-2011, acrilico su tela su tavola, 30 cm x 30, 2000 euro. Passiamo poi all'opera di Ugo De Marco del 1974, un acrilico su tela misura 60 cm x 60, la base d'asta è di 3.000 euro. Poi arriviamo a due opere di Garcia Rossi, due inchiostri su cartoncino che misurano 21,8 cm per 21,8 di grande qualità del 1978, 1000 euro cada una. Arriviamo poi all'opera di Julio Leparque, una Modulation del 1982, acrilico su tela, misura 50 cm x 50, 3000 euro la base d'asta, Passiamo poi all'opera bellissima di Glatfelder, un peer del 1975, misura 50 cm x 50 e ha una profondità di 10 cm, ovviamente 50 cm è lato. L'opera è firmata e datata sul retro, è presente il timbro dell'artista sul retro e l'etichetta dello studio F22 di Palazzolo sul retro. La base d'asta è di 4.000 euro. Passiamo poi al, al, al gruppo di opera del gruppo N. La prima è di Egnochigio senza titolo del 1964. Tempera su tavola, è un, ha un diametro di 48 cm. L'opera è firmata e datata sul retro. È autentica dell'artista su fotografia. Fotografia anche dell'artista con l'opera. 5.000 euro la base d'asta. Veniamo ora all'opera museale di Edoardo Landi, pubblicata sui due cataloghi più importanti del gruppo N, quello ovvero di Italo Mussa, del 1976, e quello della Fondazione WAF, del 2009. A 5.000 euro proponiamo questo assemblaggio di plastica, semisfere in acciaio, cromato, su tavola, del 1966. Misura 55 cm per 55 e da una profondità di 8 cm. L'opera è firmata e datata sul retro. È presente l'autentica dell'artista. Ha una provenienza dalla collezione Dino Gavina di Bologna e all'etichetta del centro Duchamp sul retro. Base d'asta, vi ripeto, 5.000 euro. Passiamo all'altra opera di Edoardo Landi. Struttura visuale più influenza cromatica del 1960, acrilico su tavola, ha un diametro di 35 cm. L'opera è firmata e datata sul retro. È presente l'autentica dell'artista sul retro e su fotografia. È pubblicata anche su un catalogo della Edizioni Gallerie Ricerche d'Arte di Roma del 2012. <coughs> Una mostra in Gnocchigio Edoardo Landi. Base d'asta 3.000 euro. Passiamo ora al politipo di Biasi, dal titolo Crono del 1983, rilievi in PVC e collage su tavola. Misura 36 cm x 25, etichetta dell'artista, timbro Galleria Melesi. E' accompagnato dall'autentica dell'artista su fotografia, base d'asta 3.000 euro. Arriviamo all'opera di Franco Grignani. Psicoplastica 153 del 1968. È un acrilico su cartone Schöller, misura 70 cm x 70, è presente l'etichetta della Galleria Lorenzelli, il timbro della Galleria Lorenzelli di Milano sul retro, è accompagnato dall'autentica della figlia che gestisce l'archivio, Manuela Grignani, ed è pubblicato su due cataloghi. Il primo, il più recente, quello della mostra dal titolo Franco Grignani, L'arte del progetto che si è tenuto presso la il Museo di Arte Contemporanea di Lissone e, pu e ha pubblicato anche eh, nel catalogo Franco Grignani, mostra che si è tenuta nella Galleria Lorenzelli di Bergamo nel febbraio del 1970, è presente appunto come vi ho mostrato in precedenza nell'elenco delle opere esposte. Base d'asta 5.000 euro. Passiamo all'opera successiva, un lavoro di Marcello Morandini senza titolo, anni 60, è una tecnica mista e collage su cartoncino, misura 29 cm x 29 e dà una profondità di 4 cm. L'opera accompagnata dall'autentica, la base d'asta è di 2.000 euro. Passiamo all'opera di Antonio Asis, 33 cm x 33, tempera su cartone del 71, 2.000 euro. E poi troviamo i due torquista, 500 euro cada uno, il primo del 2010, archiviato, che misura 18 cm x 23,5, scusate, il primo 20 cm x 20 del 2000, etichetta F22 di Palazzolo, e il secondo invece del 2010, che misura 18 cm x 23,5, archiviato, base d'asta per entrambi di 500 euro. Arriviamo poi, alle due, arriviamo poi alle due opere di Massironi, la prima del 1960, assemblaggio di fili cotone, rondelle e legno, misura 61,5 cm x 81,5, accompagnato dall'autentica dell'artista, base d'asta 5000 euro, e il secondo, più particolare, a mio avviso molto più bello, cioè, appunto per questa sua particolarità e unicità. Struttura trasparente il titolo, 1970-80 è l'anno, misura 42,5 cm x 62,5 cm, ovviamente accompagnato da autentica, base d'asta 4.000 euro. Arriviamo ora all'opera di Gilbert Siao del 2007, acrilico su tavola, misura 61 cm x 61, base d'asta 1.000 euro. E infine l'ultima opera, la sfera di Franco Costalonga del 1970, un'opera veramente bella, unica, assemblaggio sfera in plexiglas con 13 semisfere e specchio, diametro 60 cm, accompagnato dall'autentica dell'artista e dalla fotografia dell'artista con l'opera. Base d'asta 3.000 euro. Bene, eh, come vi dicevo, tutte le opere quindi presentate saranno vendute solo ed esclusivamente all'Asta. L'Asta è il 5 ottobre, presso la nostra sede di Via Repubblica Argentina 112 a Brescia. Siamo a 5 minuti da, da, Brescia, dalla, da Brescia Centro, dal Casello. E vi invito a venire a trovarci, se avete eh, diciamo, eh, domande, dubbi, non esitate a contattarci, siamo a vostra disposizione. Vi ricordo che tutte le opere saranno disponibili per un mese precede, da oggi eh, diciamo, ehm, per un mese saranno disponibili fino al giorno dell'asta. Voi potete venire nella nostra sede, chiedere di visionarle, chiedere di visionarle autentiche, le eventuali pubblicazioni, eccetera, eccetera. Prendere tutte le informazioni che volete, avete tempo un mese. Ehm, quindi vi do l'appuntamento alla prossima settimana in cui ci saranno ehm, la seconda puntata dedicata alle altre opere che abbiamo in asta. E poi l'ultimo appuntamento è quello del 5 eh, di eh, ottobre in diretta televisiva. Verrà trasmessa l'asta in streaming anche sul nostro sito in cui appunto, potrete seguire l'asta in diretta. Spero di eh, essere stato di vostro gradimento, spero che le opere vi siano piaciute, spero soprattutto di sentirvi, ma soprattutto di vedervi presto. Vi auguro una buona continuazione.